recente una storia che avevo letto su dei vecchi corrierini dei piccoli di Pier Cloruro d'Alambicchi, che inventava l'arcivernice, cioè una vernice che rendeva vivi i personaggi dei quadri. Allora io l'ho cambiata, questa arcivernice è una vernice che impedisce alle scritte di attecchire sui muri. Inkmaker è nata con l'obiettivo di automatizzare il ciclo di produzione, di mixing nel campo degli inchiostri. All'epoca correva il 1987, quindi l'esigenza di automazione cominciava a farsi sentire anche nel campo, se vogliamo così, particolare del mescolare, del creare delle miscele liquide partendo da prodotti differenti. I mercati sono essenzialmente quelli delle vernici applicate alla tecnologia, quindi le vernici per il mercato del bianco in generale, le vernici per il mercato dell'automobile, le vernici che sono sempre più tecnologicamente dotate nel campo dell'edilizia, quelle che noi chiamiamo il decorative. Tutti questi prodotti, sebbene abbiano, come dire, una qualità comune, che è quella di essere liquidi o in forma quasi liquida, hanno delle caratteristiche completamente differenti e delle tecnologie che stanno alla base del loro processo produttivo particolarmente differenti tra di loro. Di cui la necessità di, come dire, partire da un campo solamente affine e adeguare le competenze a dei campi che sono per pochissimi ambiti in sovrapposizione con quello che era il mercato e la tecnologia di partenza della Inkmaker Store. La necessità che si è palesata è stata quella di aggiornare, anzi di adeguare le competenze che sicuramente erano elevate in un campo solamente affine, come abbiamo detto, che era quello degli inchiostri, alle nuove esigenze date dal nuovo mercato e dai segmenti di mercato che si stava aggredendo. Vista l'impossibilità di mantenere allo stato dell'arte tutto lo spettro di competenze che l'impiantistica industriale annovera, si è deciso di nutrire, di sviluppare e di mantenere sempre aggiornate allo stato dell'arte due competenze che si è ritenuto essere le distintive rispetto al mercato di riferimento: la progettazione e quindi la messa in servizio di macchine in ambito antideflagrante e quello che a noi piace chiamare il domare i flussi liquidi, questo per dare sempre più qualità al processo, dal dosaggio al handling dei contenitori e alle misurazioni che ormai vengono sempre effettuate di più in linea. Queste due competenze quindi abbiamo deciso di svilupparle all'interno, acquistare all'esterno queste altre competenze. Che cosa ha significato? Che cosa significa? Significa dover contare su delle aziende esterne che non sono più dei semplici fornitori, ma diventano davvero dei partner tecnologici. A noi l'impresa rete l'abbiamo, come dire, almeno concepita ante litteram. Una delle peculiarità dell'Inkmaker è proprio stata l'internazionalità, non ancora l'internazionalizzazione, ma l'internazionalità di questa organizzazione. Il campo è davvero una nicchia. Il dosaggio di inchiostri e di liquidi ad uso tecnologico è una nicchia davvero. Di qui la necessità di cercare degli sbocchi all'estero è stata sempre molto molto evidente.